Ciao ragazze, ciao a tutti. Allora, oggi video brevissimo. Volevo mostrarvi la famosa scatolina alla quale stavo lavorando. Chi di voi mi segue su Facebook ha visto già le foto e i vari passaggi per la preparazione. Allora, è quasi ultimata, manca veramente poco. Devo fare soltanto qualche colata di glassa, una spruzzata di colore rosa sulla panna, però ci siamo e volevo farvela vedere. Allora, questa è la scatolina finita. Vedete, è viola così e ha tutti i dolcetti sopra. Vedete? Che carina. Me ne sono innamorata, quasi quasi mi dispiace darla via. Questo è un regalo per la comunione di una bambina. Lei ha 10 anni, mi sembrava un regalo carino e dentro volevo riempirla di gioielli tutti dolciottosi. E adesso vi faccio vedere, cioè vi dico più o meno come l'ho realizzata. Allora, la scatolina l'ho presa in un negozio di belle arti vicino casa. È una classica scatolina di quelle per il decoupage che si apre. Lo faccio vedere. Dentro è ancora da finire, devo ripassare tutto il colore perché mi si è attaccata la carta, vabbè. E quindi era grezza, io l'ho dipinta di due toni di viola, un viola più scuro sotto e uno più chiaro sopra. So che in genere il legno mi ha trattato diversamente, ma io non avevo il tempo di fare tutti i vari passaggi che poi in realtà si fanno per il decoupage. Quindi ho passato pr le prime due mani di colore acrilico bianco e poi ho passato diverse mani dell'acrilico viola e lilla. Come lucido, ho usato i colori della stamperia e dell'Azzu e poi ho passato come lucido finale per mantenere il colore e fare in modo che il cofanetto diventasse idrorepellente, l'acqua gel triplo spessore dell'Azzu, quella che si usa anche per il decoupage. In realtà questo fu un acquisto sbagliato di un annetto fa quando iniziai a lavorare il fimo, lo provai sopra il fimo, ma fu un esperimento veramente pessimo. Qui dice che va tenuta ad asciugare per 24 ore. Io devo essere sincera, l'ho dipinto, l'ho passato la mattina alle 8 e la sera quando sono tornata alle 8 era già perfettamente asciutto, quindi o perché a Roma inizia a fare caldo è probabile che ci abbia impiegato meno tempo. Vi faccio vedere tutto più da vicino. Ah, una piccola parentesi e un piccolo ringraziamento. Stamattina ho ricevuto tre pacchetti tra virgolette inaspettati, inizio a scartare i regali di compleanno, che il mio compleanno è sabato prossimo, e alcuni di voi mi stanno mandando dei regali. So che sono in arrivo altri quattro pacchetti, io sono contentissima. Vi faccio vedere uno perché è stato veramente, sono rimasta mezz'ora a guardarlo perché non avevo neanche mai comprato uno, né visto da vicino, ed era qualcosa di eccezionale, ve lo voglio far vedere perché, guardate, è un cabochon da 35 mm, cioè è fantastico, guardate che riflessi, guardate quanto è bello, me ne sono innamorata, lo devo assolutamente incastonare. Un bacio a Sabrina che me l'ha mandato e vi faccio vedere la scatolina più da vicino con tutti i dolcetti. Allora, questi sono i vari dolcetti che ho realizzato per decorare il cofanetto. Allora, qui ho fatto una piccola liquirizia fatta a girella e ho applicato sopra tre stelline fatte con lo stampo estrusore che ho preso da Creando con Azzurra. Poi ho fatto una piccola ciambellina con la glassa, un cornetto. Qui ho fatto una rigulizia di quelle ripiene, poi chiaramente il pan di stelle, un biscottino, un marshmallow con i toni bianco, giallo e verde. Qui l'ho fatto con rosa, giallo e bianco. Qui abbiamo la teiera con la tazzina. Qui abbiamo un'altra ciambellina.
di qua abbiamo una lecca lecca, un altro pan di stelle, un'altra ciambellina, un marshmallow, vedete? Un biscottino. Se poi volete realizzare una di queste cose e volete il tutorial per quanto possibile, ve lo farò. Allora, come ho realizzato l'effetto panna, vedete? Io adesso devo soltanto completarlo mettendo delle goccioline di colla a caldo rosa, così da creare una glassa. Per fare l'effetto panna, invece, ho utilizzato il silicone bianco, quindi ho preso una di quelle ricariche che si vendono negli Hobby, Brigofer, Leroy Merlin, e l'ho messo nella siringa, diciamo, che si usa generalmente per il silicone, e l'ho praticamente messo tutto il silicone nella sac à poche, quella che si usa per i dolci da pasticcere. Ne ho preso una di quelle proprio usa e getta e ho fatto i vari ciuffettini di panna. Dopodiché ho messo, senza usare nessun tipo di colla perché il silicone tiene, è fermo, ci ho incastrato sopra praticamente tutti i vari dolcetti che avevo fatto. E poi l'ho lasciato ad asciugare. Considerate che io l'ho fatto alle 8 di sera e la mattina era già tutto quanto asciutto. Ora, io non so se esiste un lucido da poter passare sopra per rendere l'effetto meno opaco e quindi più lucido, anche se devo dire che per me va bene così, cioè io la terminerei così senza aggiungerci altro perché mi piace abbastanza. L'effetto, diciamo, era quello che volevo ottenere, insomma, per essere la prima direi che è carina e spero tanto che questo regalo piaccia. E per il momento è tutto, se avete qualche domanda sono a disposizione come sempre. Ciao ragazzi, a presto!